Però tutti venivano a dirci: ma quando è che ci fa il sindaco il marciapiede in via Izzo? Quando è che ci metti il lampione perché davanti a casa mia non c'è? E allora lì cominciavamo a parlare, no? Io raccoglievo le domande di tutti e le domande di tutti erano, come dire, un elenco a piedi lista, insomma, no? Tutto un elenco che si riportava da casa in cui dicevano le cose che mancavano. Poi c'era qualcuno di più fantasioso degli altri, di più autonomo degli altri, che invece magari pensava alla sua scuola o che ne so, o a qualcosa che comunque non avesse a che vedere esattamente con la sua strada o con la sua casa. E a quel punto gli dicevo: e se voi foste il sindaco di questa città, dove il sindaco, voi capite, insomma, no? È come una famiglia, un'azienda. E allora spiegavo, a casa loro mica potevano permettersi di avere qualsiasi cosa che avete, perché magari se sceglievano di cambiare l'auto quell'anno, la mamma doveva rinunciare alla cucina, o magari se sceglievano di cambiare la lavatrice perché ce n'era bisogno, quell'anno il papà si doveva accontentare di due paia di scarpe invece che di tre. Insomma, cominciare a ragionare in ordine alle priorità, cioè alle cose che sono indispensabili non solo per te, ma perché magari offrono maggiore servizio a un maggior numero di persone che sono coinvolte, o perché riducono un rischio laddove quel rischio è maggiore rispetto ad altri punti della stessa città che hanno un rischio minore statisticamente o per ragioni obiettive, no? Di evidenza. Quindi voglio dire, alla fine mi piaceva perché c'erano sempre degli aneddoti che coinvolgevano questi bambini, detti anche molto piccoli, insomma, e quando qualcuno di questi usciva fuori dicendo: sì, ma allora il marciapiede, non so, in via Castellana, quando ce la fai? No? C'era sempre qualcun altro, sempre, ma sempre qualcun altro che gli diceva: ma scusa, ma ti ha appena detto che non puoi interessarti solo delle cose tue? Cerca di capire che questo è un comune, si chiamano, e gli spiegavano con questa parola che si chiama comune, che lì non si era venuti per dire solo e sempre ed esclusivamente io ho bisogno di questo, ma per cercare di capire anche, dopo aver chiesto un bisogno, aver come dire, dimostrato un bisogno, che si doveva valutare questo bisogno nel compendio generale, nell'interesse generale, in modo